Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Che mistero stupendo che ci viene rivelato in Gesù, che noi vediamo attraverso gli apostoli, attraverso le persone che lo hanno incontrato. Lo vediamo in carne e ossa, vediamo Dio. Dio in Gesù ha mostrato il suo volto, si è fatto conoscere pienamente e si è fatto conoscere non come solitudine, ma come comunione d'amore. Quando chiedo ai cristiani: qual è il nome del vostro Dio? So che li metto in crisi. Mi arrivano le risposte più disparate: Yahweh, Dio, Gesù, Cristo. Il nome del nostro Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio è Trinità, Dio è comunione d'amore. Pur essendo un solo Dio, una sola vita, un solo pensiero, ma non solitudine, comunione d'amore. E Gesù costantemente, nel donarci la sua parola, ci fa comprendere che Dio è comunione d'amore. E nella rivelazione di Gesù non solo comprendiamo chi è Dio, ma anche chi è l'uomo, chi siamo noi. Noi proveniamo da questa comunione d'amore, siamo stati creati a immagine di Dio, comunione, Trinità. Ecco perché desideriamo essere sempre insieme, ecco perché aneliamo alla vita di famiglia, di coppia, di gruppo, ecco perché siamo fatti per la comunione. E tutte le volte che viviamo nell'amore diciamo: che bello vivere così. Per forza, veniamo dall'amore, siamo destinati all'amore. Tutte le volte che permettiamo a Dio di amare in noi, noi riveliamo il suo amore. Ecco la Trinità. Non si tratta tanto di applicare la matematica a Dio, ma si tratta di comprendere che siamo tanti, diversi, così diversi che siamo immersi in una realtà che porta una differenza radicale: uomo, donna, vecchio, giovane, malato, sano, bianco, rosso, mulatto. Eppure siamo destinati all'unità. Uno, perché Dio è uno: Padre, Figlio e Spirito Santo. Tre persone, ma un solo Dio. Unità nell'amore, comunione d'amore. E noi come Chiesa manifestiamo questa realtà di comunione, ed è proprio lo Spirito Santo che ci rende uno, pur essendo tanti. E in ogni messa noi chiediamo, attraverso la potenza dello Spirito Santo, non solo che trasformi il pane e il vino in corpo e sangue di Cristo, ma che trasformi la nostra realtà di peccato, di divisione, in comunione d'amore, un solo corpo, un solo spirito. Perché Dio è così, Dio è così, l'umanità è così. Ecco il paradiso: comunione d'amore in eterno. Padre, Figlio e Spirito Santo sono quella realtà d'amore in cui noi siamo chiamati ad essere immersi in eterno, una comunione, una intimità eterna che già ora ci riempie di gioia, ma che sarà la pienezza di felicità eterna. Buona festa della Santissima Trinità a tutti voi, buon cammino di comunione
ad ogni famiglia, ad ogni gruppo, ad ogni comunità.